Mi chiamo Lucrezia Frabetti, lavoro a Lesbos da marzo 2018 e attualmente sono coordinatrice ed Emergency Response Officer per un'organizzazione che si chiama Lighthouse Relief. Lighthouse Relief è l'ultima organizzazione che si occupa di Emergency Response a Lesbos e quello di cui ci occupiamo è prima assistenza quando una barca arriva, quindi abbiamo un team che si occupa di primo soccorso quando una barca arriva o sulla spiaggia o in un porto. Abbiamo un team che si occupa del nostro campo di transizione, prima che appunto i rifugiati vengano poi portati al campo principale dell'isola, e poi facciamo 21 ore di spotting giornaliero, al mattino e alla notte. E spotting ovviamente è cercare di visualizzare una barca quando è ancora in mare, così che possiamo poi coordinarci con i nostri team di terra, quindi con il nostro team di emergency response e con il nostro team del campo. E negli ultimi 3 mesi abbiamo assistito a un incredibile incremento degli arrivi. Sia ad agosto che a settembre abbiamo ricevuto più di 2.800 persone assistite direttamente da Lighthouse Relief. E nelle prime 2 settimane di ottobre abbiamo già ricevuto quasi 900 persone. Quindi è un trend che sicuramente non vediamo diminuire, ma anzi probabilmente aumenterà nei prossimi mesi. Dicendo qualche percentuale, più o meno il 45% degli arrivi che abbiamo sono minori, di cui un'altra percentuale, intorno al 15-20%, si tratta di minori non accompagnati, quindi sotto ai 17 anni. E notiamo anche molto un grande incremento di genitori singoli, quindi o madre o padre con dei figli. E il percorso, il journey, il viaggio, diciamo, sta diventando sempre molto più pericoloso. Stiamo notando altri trend, tra cui sonniferi dati ai bambini, che ovviamente implica che abbiamo poi quando le persone arrivano, abbiamo tantissimi casi medici di cui ci dobbiamo occupare. Sfortunatamente non siamo un'organizzazione medica, quindi facciamo quello che possiamo con le risorse che abbiamo. Temiamo che questo aumento degli arrivi continui anche nei mesi invernali e ovviamente nei mesi invernali la traversata diventa ancora più pericolosa, e soprattutto con le ultime offensive turche riguardo alle frontiere siriane, temiamo che questo implichi un ulteriore influsso di arrivi. Comunque, nonostante tutto, noi continuiamo il nostro lavoro, saremo sempre nei nostri spotting point, quindi saremo sempre con gli occhi sul mare, saremo sempre sulle spiagge e nei porti e cercheremo di dare la migliore accoglienza nel nostro campo, che cerchiamo di tenere a un livello di dignità umana il miglior possibile. Quindi noi saremo sempre qui sperando di riuscire a controllare al meglio e di fornire la migliore assistenza. E la migliore assistenza umanitaria che riusciamo a dare con le risorse che abbiamo, cercando sempre ovviamente di tenere un livello di rispetto umano più che dignitoso.